Buonasera. Buonasera coach, so che forse non è proprio una buonasera, ma dopo il blackout del Crotone nel terzo quarto, una grande rimonta della sua squadra, ha fatto tremare il Crotone che con più 13 nel secondo quarto pensava di aver quasi portato a casa la partita. Al contrario di quello che si pensa, per me è una buona sera perché la squadra ha risposto, ha giocato, ha reagito alla sconfitta di domenica. Abbiamo giocato con, non mi piace recriminare su queste cose, però Rocco Palazzo non si è allenato tutta la settimana per un forte dolore al ginocchio, infatti ha giocato con la cavigliera, per cui io sono soddisfattissimo della prestazione della mia squadra. Il Crotone è una squadra che conosciamo già dall'anno scorso. Già l'anno scorso ogni volta eravamo sotto di molti punti e poi siamo arrivati alla fine a giocarcela sempre punto a punto, per cui sono sempre stato fiducioso sulla reazione dei miei ragazzi. E abbiamo visto zoppicare parecchio Palazzo, ma alla fine comunque per tutta la gara il gioco ha ruotato sempre intorno ad Andrea Perrone, che comunque ha portato a casa 26 punti e non sono pochi. Beh, Andrea Perrone, come il vostro Venuto, come lo Giacco, sicuramente un giocatore fuori categoria, cioè un giocatore che nonostante l'età potrebbe tranquillamente giocare in C1. Noi puntiamo molto, sempre molto su di lui. Ripeto, quest'anno con l'innesto di Palazzo, con l'innesto di Grisolia e adesso da una settimana soltanto anche di Tonino Di Salvo, tenete presente che Di Salvo si sta allenando solo da una settimana. E ha fatto una bella gara anche Di Salvo. Anche lui. Speriamo veramente di riuscire a darci delle alternative a Perrone, che comunque sicuramente rimane la nostra punta di diamante. E come l'anno scorso è la quinta partita quest'anno che giochiamo contro. Da febbraio a ora, questa è la quinta, sono state tutte bellissime partite. Tutte bellissime partite giocate all'insegna della correttezza, della sportività, per cui ripeto, contrariamente a quello che si possa pensare, sono soddisfatto, per me non è una serataccia, è una serata sicuramente positiva. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Coach, abbiamo vinto, ma quanta sofferenza. Abbiamo vinto, meno male intanto, però sono molto amareggiato per la prestazione ed è qua lo stesso problema della prima del campionato. Prima del campionato c'era una squadra più scarsa, abbiamo fatto due quarti buoni, siamo partiti bene con qualcuno sottotono per via di falli inutili e poi ci siamo bloccati al terzo quarto, poi avendo i problemi e le difficoltà, un infortunio di Loggiacca alla fine, anzi siamo stati bravi a gestire, alla fine abbiamo vinto mi pare 10 punti, però molto pochi soprattutto per il potenziale d'attacco di questa squadra. La cosa che mi resta la mare in bocca perché molti e qualcuno oggi non ha seguito le direttive dalla panchina, facendo di testa propria gli errori si sono visti. Quando hanno giocato per due quarti e mezzo, come sappiamo giocare, come proviamo durante la settimana, la squadra ha reso bene, abbiamo fatto 40 punti nei primi due quarti, se non vado errato. 36, ma il vero blackout è stato terzo quarto completamente fermati, poi ti innervosisci, poi tutto ti va male, loro sono usciti come se sembrassero una squadra stratosferica, mettendo appunto a noto le nostre lacune che non sono queste, perché dobbiamo cercare di lavorare, di migliorare senza incaponirci. Se tu hai ripreso e hai commentato la partita, io oggi gli ho detto abbiamo fatto 12 palle da sotto, ma errori, non 12 tiri sbagliati, 12 tiri uno contro nessuno e 12 tiri sono 24 punti, aggiungine 20 e sono 30 punti, vinci tranquillo, arrivi, non so quanto è finita, 67 a 57. 67, metti altri 20 punti, siamo a quota 90, contro il Castrovillari è una buona prestazione, però dobbiamo segnare. Adesso andiamo a Rosarno e poi a Reggio. E poi Lamezia mi pare sabato prossimo. Sono due partite, io dico sempre, facili sulla carta, poi in campo li devi affrontare con la concentrazione giusta, devi difendere contro tutti, aggressivi e impegnandoci seriamente, mettendo il cuore e la grinta e la testa. E qualcuno qua qualcosa inizia, però non di squadra, di qualche elemento inizia a mancare, quindi vediamo in settimana di migliorare, di far crescere qualche giovane in più, però i giovani devono darsi da fare. In bocca al lupo. Coach. Crepi il lupo. Grazie a voi. E il Crotone vince questa partita meritatamente, soffrendosi, ma porta a casa due punti importanti, 66 a 57, forse abbiamo sofferto un po' troppo, Michele.
Sì, abbiamo sofferto un po' troppo, in particolare il terzo quarto è stato quello giocato peggio, però considerando che l'avversario tradizionalmente ci dà sempre fastidio, Perrone ha giocato una grande partita, ha finito con 26 punti su 57 totali della sua squadra, insomma noi abbiamo fatto anche qualche errorino di troppo, forse un po' di mancanza di concentrazione quando eravamo avanti e dovevamo capitalizzare il vantaggio, e questo succede nel basket quando tu pensi magari di aver risolto la questione e ancora invece ti trovi poi a subire la rimonta.